Buongiorno a tutti. Oggi al Parlamento europeo svolgiamo la cerimonia per ricordare la giornata internazionale proprio in commemorazione delle vittime dell'Olocausto. State sentendo in diretta dalla plenaria le parole del presidente Herzog, che sta concludendo il suo intervento, presidente dello Stato di Israele. Ci sono diversi aspetti speciali nella commemorazione di quest'anno. Per esempio, il mese scorso, nell'intervento alla Knesset, proprio dell'insediamento del nuovo Parlamento, egli ha parlato di moderazione e dignità nel dibattito politico interno, invitando tutti a evitare di infiammare le polemiche tra i cittadini. Domani infatti segneremo il 78esimo anniversario della liberazione del campo di concentramento nazista di Auschwitz-Birkenau e ricorderemo i milioni di donne, uomini e bambini ebrei e di tutte le altre vittime, centinaia di migliaia di esponenti di altre comunità uccisi durante l'Olocausto. Collegati dall'ufficio del Parlamento di Roma, noi abbiamo oggi il piacere di ascoltare Fiamma Nierenstein e dal Senato della Repubblica Italiana Mara Bizzotto e da Pescara, dall'Università di Pescara, il professor Marco Patricelli. Tra poco, peraltro, inaugureremo anche il Memoriale dell'Olocausto del Parlamento Europeo, un grande quadro che dipinge e dà il senso per coloro che riuscirono a essere liberati e a fuggire dal male supremo, il male della guerra e dello sterminio. La collocazione di questo grande quadro è speciale, posto di fronte all'ingresso della plenaria, il luogo per eccellenza della Casa della Democrazia, dei popoli europei, il luogo dove completiamo le leggi per i nostri cittadini, il luogo dove dibattiamo di diritti umani nel mondo, di futuro, di collaborazioni, di cooperazione, di pace tra i popoli. L'Unione Europea e i suoi Stati membri domani hanno anche coorganizzato insieme a Ginevra alle Nazioni Unite la cerimonia di commemorazione per ascoltare il sopravvissuto all'Olocausto Avram Roeh, che racconterà la sua storia di perdita di tutto e di sopravvivenza. L'antisemitismo ha portato all'Olocausto, ma l'antisemitismo non è cessato con la liberazione dei campi di concentramento nazisti. Oggi, con la diffusione di false e malevoli informazioni, e molti leader mondiali che fanno delle minoranze un capro espiatorio dei loro limiti umani e politici, l'educazione delle giovani generazioni sull'Olocausto rimane il miglior antidoto. Il presidente Herzog ha definito l'antisemitismo una pandemia. Ecco, noi continuiamo a trasmettere la conoscenza su ciò che avvenne e ad ammonire, condannare e contrastare l'antisemitismo, che è lo strumento migliore per combattere l'intolleranza, il fanatismo e per garantire che il messaggio del mai più si propaghi alle generazioni future, tenendolo sempre vivo. Rimaniamo più forti che mai nel nostro impegno di non dimenticare mai. Abbiamo il dovere di preservare la memoria di tutte le vittime e delle loro sofferenze. Lo dobbiamo a coloro che sono morti nell'Olocausto, lo dobbiamo ai sopravvissuti e lo dobbiamo alle generazioni future. Ecco perché anche in questa attività parlamentare, come quella che ci vede impegnati, ad esempio, nel contrastare ogni forma di antisemitismo, vecchio e nuovo, antico e moderno, considerando che l'antisemitismo assume molte forme, come l'incitamento all'odio online, il riemergere di nuove teorie complottistiche. Ecco, in questa commissione che contrasta, una commissione speciale che contrasta le ingerenze negli stati dell'Unione Europea e nelle istituzioni europee, noi proponiamo
che ci sia in questa relazione finale di questa commissione speciale un chiaro riferimento alla moderna lotta all'antisemitismo di oggi. Vorrei però introdurre l'intervento del professor Patricelli per poter partire da un dato e dal punto di vista di uno storico che ci aiuta forse a capire meglio come oggi possiamo, attraverso la conoscenza di quei fatti storici, avere dalla nostra parte l'antidoto della tolleranza e della pace e sicurezza nella quale dobbiamo poter consentire a tutti, in particolare anche allo stile di vita ebreo, piena cittadinanza nel mondo. Prego, professor Patricelli, se è collegato. Sì, buongiorno, spero che mi ascoltiate. Benissimo. Spero che la mia voce vi arrivi. Perfetto. Molto bene, grazie, bentrovato. Grazie dell'invito, grazie a voi che siete presenti. Io ringrazio indirettamente per quel bel discorso che ho ascoltato. Certo, se la scienza fosse in grado di elaborare a tavolino un antidoto contro l'antisemitismo, noi avremmo risolto un grave problema. L'antisemitismo è un problema culturale, ma dobbiamo guardare questa medaglia dalle due facce. Cioè, è la cultura che può combattere questi germi che si sono insinuati da secoli, purtroppo, nelle vene della civiltà occidentale. L'antisemitismo, il concetto di guardare con occhi diversi persone che non sono diverse, non nasce e non muore con Adolf Hitler. Da questo punto di vista in Europa nessuno è innocente. Quello che il Ah sì, professore, se lei mi sente, noi non riusciamo più a sentirla, deve esserci stato un problema tecnico. Recupero l'ultimo concetto. Ah, benissimo, adesso la sentiamo, sì. No, niente. Occidentale. Per pregiudizi di ordine religioso, morale, di credenze, strumentalizzazioni. Domani, il giorno della memoria, la memoria senza la conoscenza non ha alcun valore, è polvere che si deposita sul nostro essere persone senza riuscire a scalfire. Mi ascoltate adesso? Sì, benissimo, professore, grazie. Perfetto. Dicevo, e la conoscenza arriva da un solo elemento, la storia. È la storia che ci spiega ciò che è accaduto. Cioè, l'antisemitismo nasce dalla negazione e dalla credibilità di ciò che è accaduto. Ma la credibilità non è un dogma, non è un dogma religioso. Quel che è accaduto è purtroppo accaduto. Pensiamo a due uomini che hanno raccontato cosa fosse Auschwitz. Il capitano di cavalleria polacco Witold Pilecki e Jan Karski. Pilecki inviò il suo primo rapporto su Auschwitz alla fine del 1940. Questo rapporto arriverà tramite Stoccolma a Londra nel marzo del 41 e gli inglesi non crederanno a quello che lui racconta. E allo stesso modo Jan Karski non sarà creduto totalmente per quello che raccontava, che aveva visto con i suoi occhi. Quindi non essere creduti apre due prospettive, quello di ciò che è incredibile e quello che ciò che è incomprensibile. Se guardiamo con gli occhi non dei giorni nostri, su cui avremo molto da riflettere, ma quello dei contemporanei, ciò che veniva raccontato da Pilecki e da Karski era difficile da credere. Era difficile da credere che la nazione più colta d'Europa avesse messo su il sistema dello sterminio, della negazione degli altri. Certo. Vi dicevo di un problema culturale. Sì. Io lasciavo sempre riflettere i miei studenti su un dato che anche questo è storia. Noi immaginiamo sempre i gerarchi nazisti come degli esaltati guidati da un pazzo, ma questa non è una chiave di lettura.
questo non spiega nulla. La maggior parte dei grandi gerarchi nazisti, e parlo anche dei grandi criminali del secondo conflitto mondiale, era laureata in materie umanistiche, in lettere, in filosofia, in giurisprudenza. C'erano tutte persone che avevano gli strumenti per mettere un confine netto tra quello che era il bene e quello che era il male. Loro scelsero il male come filosofia di vita. E non consideriamo neppure i medici di Auschwitz, che violarono il primo giuramento del medico. Crearono un sistema sul sistema. Quindi l'Europa colta è corresponsabile di quello che accadde. Certo. Perché esistono delle complicità attive e complicità passive. C'è un titolo, un famoso libro, I volenterosi carnefici di Hitler. Noi siamo passati nelle tre fasi: discriminazione, persecuzione e sterminio di massa. Questo spiega parzialmente cos'è stato il sistema concentrazionario e cos'è stato il crimine che segna indelebilmente la civiltà occidentale. Grazie professore, grazie davvero, è davvero importante quello che lei dice, perché ci aiuta a collegare correttamente i fatti, no? di quel frangente storico, e ci aiuta anche a credere sempre alle persone che ci richiamano ogni giorno col loro lavoro, col loro studio, come il suo e come quello di Fiamma Nera Stein, alla quale vorrei dare adesso la parola. Tra un minuto, per non smettere mai, ecco, di impegnarsi. Allora io vorrei poter intanto però chiedere alla collega collegata dal Senato, Amara Bizzotto, che oggi è collegata con noi in questa sua duplice veste. Oggi è senatrice, ma è stata per molti anni, per diverse legislature, un'europarlamentare italiana della Lega, che ha saputo coniugare al meglio il valore e la difesa dell'identità nel rispetto delle minoranze, no? E in una storia di Europa anche di tipo federale, che potesse ricomprendere il grande valore delle minoranze, delle identità dei nostri popoli. E quindi, se Mara è in collegamento, vorrei darle la parola, perché anche in Senato stamane si è tenuta un'importante cerimonia. No. Allora, vogliamo invece chiedere il suo punto di vista al nostro collega Procaccini, che essendo componente della conferenza dei presidenti delle delegazioni svolge un ruolo molto importante. Quindi io chiederei a lui se può intervenire prima di Fiamma Nera Stein per darci il suo punto di vista inerente soprattutto alla grande partecipazione che stamattina qui c'è al Parlamento Europeo per questa cerimonia. Purtroppo noi siamo collegati, no, da diverse postazioni, e forse questo rende più difficile. Se invece Fiamma è connessa, se Fiamma Nera Stein è connessa, darei quindi la parola direttamente a lei. Cinzia, se vuoi posso... Ci sei, Nicola? Tanto io ci sono. Oh, grazie, sì. Scusami. Intanto... Grazie, sì. grazie. Pensavo che tu non fossi connesso. Grazie. Connesso. Grazie molte. Abbiamo qualche problema tecnico stamattina. Sì. Meno male che tu non li hai. Grazie. No. Qui tutto bene. Anzi, mi spiace non essere lì con voi. È come ci fossi, Nicola. Ci sentiamo, ti sentiamo qui. Grazie. Però ecco, volevo intanto ringraziarti Cinzia per l'invito e ringraziare e salutare tutti coloro che partecipano a questo piccolo
grande momento di commemorazione delle vittime dell'Olocausto. Io credo che sia importante, necessario, intanto ricordare, come devo dire ha fatto in maniera ottima il professor Patricelli, ricordare gli accadimenti storici, perché qui non parliamo di favole raccontate intorno al fuoco, qui parliamo di cose che sono accadute per davvero e neanche troppo tempo fa. Naturalmente ricordare non basta, serve, come è giusto, anche commemorare le vittime, quindi in qualche modo render loro giustizia, anche se troppo tardi, e serve naturalmente tutto questo per riflettere sul rischio che ciò possa ripetersi, magari in forme diverse, ma comunque nella tragicità comunque della sua essenza. E quindi ecco, trascorrere almeno un momento ogni anno, ma se possibile anche di più, per ricordare, per condannare, per commemorare, per riflettere, insomma, credo che sia poi alla fine necessario anche affinché poi si agisca nella nostra quotidianità, nei mille modi in cui si può fare formazione delle coscienze e quindi anche educazione al futuro. Noi sappiamo che oggi l'antisemitismo non tornerà nelle stesse forme del passato, ma c'è il rischio concreto che torni. Sentivo prima il presidente Herzog giustamente far notare come oggi l'antisemitismo usi spesso nascondersi dietro una critica nei confronti di Israele che va al di là della legittima critica che si può avere nei confronti di qualunque governo, anche e soprattutto democratico. Talvolta questa critica assume dei connotati che sono proprio quelli dell'odio, della negazione della stessa esistenza di Israele, quindi la negazione della possibilità degli israeliani di difendere la propria vita, la propria esistenza come Stato, come nazione, come comunità. Su questo io credo che appunto la politica debba fare il proprio. Io sono convinto che, vedete, proprio in questi giorni tante nostre scuole si stanno recando nei vari campi di concentramento della memoria, per rinfrescare questa cosa. Io credo che sia utile. Io stesso ricordo di essere stato con una giovane ministro della gioventù, Giorgia Meloni, nel 2010 nello Yad Vashem, questo museo dedicato alla commemorazione delle vittime. Ricordo l'emozione sua, ovviamente ricordo l'emozione mia. E questi semini hanno chiaramente germogliato poi una consapevolezza, una coscienza che oggi si riflette anche nell'azione di governo e nella capacità di Giorgia Meloni anche e del suo governo di essere accanto allo Stato di Israele, ma anche accanto a tutte le forme di lotta contro l'antisemitismo e quindi accanto anche a coloro che hanno subito questa devastazione fisica e morale. Concludo, Cinzia, con una riflessione che non è la mia in realtà, ma che è di Saramago, però io credo che sia puntuale. Noi siamo la memoria che abbiamo e siamo la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non esistiamo, senza responsabilità non meritiamo di esistere. Ah, grazie. Grazie ancora. Grazie a te, grazie a te, grazie a te, carissimo Nicola. Hai fatto benissimo a ricordare, come anche le recenti parole del nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbiano contribuito a consolidare quello straordinario rapporto di amicizia antico e anche e contemporaneo con il mondo ebraico, con lo Stato di Israele e con
questa memoria che ci appartiene e che ci consente oggi di dire che questo il valore, quello che tu hai ricordato così bene dell'antisemitismo, antico e moderno, è un altro dei valori che unisce la maggioranza dei cittadini italiani e anche questa maggioranza politica che oggi è chiamata, come hai citato tu Saramago, è chiamata a rispondere di una grande responsabilità, tenere questo paese nel contesto corretto delle relazioni internazionali dell'Occidente e della grande storia italiana, europea e dell'Occidente intero. Israele, come ha detto stamattina la Presidente Metsola, ripetendo le sue parole alla Knesset, Israele è parte della storia occidentale, delle radici di questa Europa e quindi ogni attacco a Israele è un attacco anche all'Europa. Grazie Nicola e buon lavoro. E diamo, quindi riproviamo a vedere se Mara Bizzotto è riuscita ad avere il collegamento dal Senato, se ci è riuscita bene. Se no, io vorrei approfittare della presenza, terminata la cerimonia, dopo aver ascoltato dall'inizio alla fine le importanti parole del Presidente Herzog, alla collega Susanna Ceccardi che con me ha promosso questa iniziativa. Prego Susanna. Grazie Cinzia. Oggi è una giornata importante per il Parlamento europeo, abbiamo appena assistito alla cerimonia formale con il presidente israeliano Herzog, tu eri seduta accanto a me e abbiamo assistito in apertura anche a un momento toccante, un video molto toccante, un video che recitava le parole del nostro concittadino Primo Levi. E il passo specialmente famosissimo tratto da Se questo è un uomo. E da italiani, da europei, attraverso quelle parole toccanti, vere, vissute, abbiamo ripercorso il dolore del popolo ebraico, l'atrocità che si è commessa nel Novecento contro il popolo ebraico e contro l'Europa. Perché hai detto bene tu, il popolo ebraico e la storia del popolo ebraico fanno parte integrante della nostra storia, delle radici giudaico-cristiane che sono le colonne portanti, no, della cultura europea. E ho potuto ascoltare le parole importantissime del presidente Herzog, che ripercorrendo anche la storia della sua famiglia, partendo da suo nonno, a suo padre, in realtà ripercorre anche la storia del popolo israeliano e della costruzione, della creazione dello Stato di Israele dopo l'atrocità più grande mai commessa dalla storia dell'umanità, rinasce come un anelito di speranza lo Stato di Israele. Ed importanti però anche le parole politiche che oggi il presidente Herzog ha espresso, attualizzando anche la vicenda israeliana e portandola poi all'attualità. L'antisemitismo non è soltanto l'odio contro il popolo ebraico, ma ha ricordato al Parlamento europeo e all'Europa che è importante, che sarebbe importante assolutamente prendere tutta la definizione di antisemitismo e approvare la definizione di antisemitismo proposta dall'Alleanza Internazionale della Memoria per l'Olocausto. Cioè l'antisemitismo è anche l'odio e la negazione dello Stato di Israele. Io ti devo portare la mia solidarietà perché in questi giorni tu hai subito un attacco incredibile, sproporzionato, terrificante forse dal nemico più grande oggi dello Stato di Israele, assolutamente il nemico più grande, che è l'Iran. Tu hai ricevuto una sanzione per le parole coraggiose che hai espresso più volte in questo Parlamento
a favore della resistenza israeliana, contro l'autoritarismo dello Stato dell'Iran, dello Stato islamico dell'Iran e anche il suo antisemitismo di Stato. Ecco, questa posizione dell'Iran, ricordavamo prima insieme, però è una posizione sempre più isolata nel mondo islamico. Ieri ho partecipato alla delegazione di Israele, io e te siamo parte della delegazione Israele e Unione Europea, ed è stato secondo me un momento storico. Alla delegazione di Israele qui in questo Parlamento, presieduta da Antonio Istruiz Aguilar, López Istruiz Aguilar, erano presenti due membri della Knesset, uno di maggioranza e uno di opposizione, perché ricordiamo che Israele è l'unico stato democratico nel Medio Oriente che ha anche un'opposizione, quindi hanno anche posizioni molto accese tra maggioranza e opposizione. Ma a quella riunione hanno partecipato, importantissimo e impensabile fino a qualche anno fa, gli ambasciatori degli Emirati Arabi Uniti e del Bahrain, che hanno sottoscritto da qualche anno gli accordi di Abramo. E proprio ieri, in quell'occasione, con le mie orecchie e con i miei occhi, ho potuto vedere che hanno espresso la vicinanza ai membri della Knesset per questi giorni in cui si ricorda l'Olocausto. Quindi è un riconoscimento incredibile e storico. In questi anni, attraverso gli accordi di Abramo, il mondo islamico ha fatto dei passi da gigante di normalizzazione e di rapporti con Israele. Questi patti di Abramo, voluti dall'amministrazione Trump, ma devo dire in maniera molto matura, anche perseguiti anche dall'amministrazione Biden. E questo è un riconoscimento bipartisan al buonissimo lavoro che è stato fatto in questi anni proprio in Medio Oriente da parte degli Stati Uniti per arrivare a un processo di normalizzazione. Ecco, l'Iran in questo contesto rimane isolato. E io ho posto proprio anche domanda proprio riguardo all'Iran, come l'opposizione iraniana in questo senso può anche cambiare una mentalità nel mondo islamico, sperando che appunto anche l'Iran appunto presto arrivi a una rivoluzione vera democratica e lo Stato islamico iraniano diventi finalmente più moderato, facendo cadere il regime e non essendo più una minaccia per Israele e quindi per il mondo intero. Certo, per l'intera comunità internazionale. Fiamma, hai potuto sentire le importanti parole di Susanna Ceccardi, che, come è suo stile, ha contestualizzato immediatamente nei giorni che viviamo, ricordando come fa ogni volta, perché è proprio un suo punto di distinzione dei suoi interventi, ricordare sempre i patti di Abramo. Ecco, come oggi il quadro politico che è stato espresso anche stamani qui, grazie alla presenza del presidente dello Stato di Israele, Herzog, e alle importanti parole che abbiamo ascoltato in quest'aula, e il quadro geopolitico dentro il quale tutti viviamo, da una parte e dall'altra della sponda del Mediterraneo, come questo può, dice giustamente Susanna, incoraggiare la nostra lotta all'antisemitismo, ovunque sia semitismo, vecchio o nuovo che sia, e come il tuo lavoro, Fiamma, sia preziosissimo per questo. Spero di poterti ascoltare, se il collegamento... Eccoti, ti vediamo anche dopo benissimo. Dopo un lavorio abnorme che è durato alcune ore di collegamento, ma alla fine ce l'abbiamo fatta con tanta volontà, perché era complicato. Ecco Cinzia, prima di tutto, anch'io come Susanna voglio ricordare il fatto che te sei stata messa in questa lista di prescrizione da parte dell'Iran e mi congratulo per questo, Cinzia, perché veramente questo dimostra che tu sei una fra le pochissime combattenti europee riconosciute dall'Iran, che è un paese che è il principale sponsor del terrorismo nel mondo, fatto ormai certificato e riconosciuto con numeri, episodi senza fine, il maggiore motore di antisemitismo, poiché è lo Stato che proclama ad ogni istante fino ai suoi massimi vertici la necessità
di distruggere l'intero Stato di Israele, cioè quello che ormai deve essere considerato a tutti gli effetti l'ebreo collettivo, la maggiore espressione del popolo ebraico, soprattutto il maggiore segno di vitalità dopo la terribile tragedia della Shoah, la grande capacità del popolo ebraico okay. di sorgere dalle sue ceneri e di fondare quella meravigliosa creatura che è lo Stato di Israele, che dà a tutti tecnologia, medicina, aiuto internazionale, energia, sperando appunto che si sviluppi tutta quanta l'alleanza est-mediterranea, che secondo me è una grande speranza di crescita per l'energia, soprattutto in questo momento. Tu accennavi al contesto internazionale in questo momento di crisi così profonda, crisi bellica così profonda, che ci porta a tanti interrogativi. Però io vorrei un attimo tornare indietro, vorrei tornare al discorso di Herzog, perché l'ho ascoltato con molta commozione. Io ho passaporto italiano e passaporto israeliano e sono molto fiera di tutte e due queste mie identità. Io sono un'ebrea israeliana e sono un'ebrea italiana, e tutte e due queste cose mi stanno moltissimo a cuore, ed è nel mio cuore, appunto, come penso che sia anche in quello di Herzog, che in tanta parte degli ebrei di Israele un rapporto d'amore e di conflitto con la storia europea che ci caratterizza, perché da una parte noi siamo senz'altro, appunto, noi ebrei, con lo Stato di Israele in particolare, i portabandiera della cultura occidentale nel Medio Oriente, e non soltanto nel Medio Oriente, da una parte, e da quell'altra parte però questa cultura occidentale è anche quella che nel corso di secoli e secoli, con le espulsioni, con i pogrom, con le stragi, con i roghi di bambini, e poi infine la spaventevole tragedia della Shoah, è quella che poi ci è caduta addosso e contro la quale sono nate tutte le istituzioni europee del dopoguerra. Se te ci pensi, l'Unione Europea nel 1900, quando comincia a disegnarsi, poi nel proseguo degli anni prende caratterizzazioni completamente diverse, ma quando comincia a disegnarsi nasce proprio per questo, per far sì che l'Europa cambi, per far sì che l'Europa diventi un'altra cosa rispetto a ciò che era stata nel passato, e sicuramente c'è molto riuscita, nel senso che la democrazia, i diritti umani sventolano fra le sue bandiere sui pennoni più alti. Però detto questo, purtroppo il rapporto con lo Stato di Israele, anche questo va subito detto, e si sentiva nell'amore e nell'ansia con cui il presidente Herzog ha parlato all'Europa oggi, e chiedendole appunto di diventare un combattente a fianco del popolo ebraico contro questa orribile ondata di antisemitismo che si è alzata di nuovo. Ecco, però ci sono tanti però, cioè l'Europa, salvo che per alcuni personaggi molto notevoli, molto sensibili, molto portati al senso della storia e a un autentico senso di dialogo fra le religioni e fra le culture, altrimenti invece l'Europa è sempre preda parzialmente di quella tabe antisemita che nel corso di questi anni ha mostrato di nuovo la sua orribile testa che non è stata tagliata. Guardate, ora io non abbiamo tempo, so che devo parlare 5 minuti e a questo mi atterrò, ma se andate a vedere le cifre le troverete molto facilmente, vedrete che è mostruoso la quantità di attacchi terroristici che hanno falciato via la vita di uomini, donne, vecchi e bambini nelle strade di Parigi, di Bruxelles, di Londra, tutti attentati, di Roma, contro gli ebrei. Troverete il fatto che di 3 milioni di 1 milione e 600 mila ebrei che vivevano ancora in Europa siamo ormai ridotti a 1 milione e 300 mila, quindi c'è stata una diminuzione molto notevole, perché non dimenticatevelo, gli ebrei lasciano l'Europa con questa ondata di antisemitismo, temono il fatto che non si può più andare in giro con la kippah senza essere attaccati, ci sono tanti ebrei che vengono rapiti, picchiati, derubati. Lo sapete che oggi in Svezia
è stata promessa una manifestazione in cui hanno intenzione di bruciare la Torah e che in nome del diritto alla propria opinione questa manifestazione non è stata proibita? Mi sembra una cosa sensata questa, è del tutto evidente che si tratta di un gesto di antisemitismo spaventoso in cui a questi gesti contro l'ebraismo in sé per sé si uniscono sempre quelli di odio per Israele. Ha detto bene il presidente Herzog, è nata tutta una teorizzazione che arriva fino ad accusare Israele delle menzogne più orribili, tipo quello di essere uno stato di apartheid, delle cose assolutamente paradossali, va bene, di negargli ogni sua caratteristica di paese democratico e tollerante in cui è cresciuta a dismisura la simpatia e il legame tra persone di tutti i credi politiche, che certo discutono, litigano come succede in tutti i paesi del mondo e anche forse con un elemento in più legato al fatto che gli ebrei, come si sa, litigano sempre molto volentieri, discutono molto volentieri, ma per qualsiasi scelta politica e sessuale e culturale, e quello che tutto quello, diciamo, la convivenza è suprema. Non ho mai visto un giornalista impedito nelle sue critiche anche furiose al governo, non ho mai visto un arabo perseguitato in quanto tale. Certamente lo scontro è forte, i nostri nemici sono molto armati e molto aggressivi. Durante la seconda intifada ci sono state fino a 2000 morti in attacchi terroristici a autobus, pizzerie, eccetera, ed è chiaro che Israele si deve difendere, e questo negarle il diritto all'autodifesa fa appunto parte di quello che Herzog definiva non una critica, ma un desiderio di vederlo soccombere, di vederlo sparire. E qui mi fermo. Altrettanto importante è il desiderio di vederlo soccombere moralmente. Quando si dice di Israele stato di apartheid, si dice quello che si diceva del Sudafrica, che infatti è sparito. Sudafrica in quanto tale non esiste più. Quando si dice di Israele stato di apartheid, quello che si suggerisce è che venga a sparire. E quindi di nuovo qui si suggerisce che gli ebrei sono appunto da vituperare, da disprezzare, da mettere nell'angolo della storia, da perseguitare. Così nacque l'antisemitismo genocida, e di questo appunto l'Europa, se vuole combattere contro questo, deve farsi campione finalmente anche di una più attenta analisi delle questioni dello Stato di Israele, e vedere chi veramente nega la pace, chi non l'ha voluta. Perché Abu Mazen seguita a finanziare i terroristi dandogli $3,000 al mese? Perché? Queste sono tutte questioni che finalmente non si deve dare un libero passo ai nemici di Israele e criticare Israele con la lente d'ingrandimento, perché questo porta all'antisemitismo, questo conduce all'antisemitismo. L'Unione Europea se ne deve far carico. Scusate, grazie Fiamma. No, tu non parli mai troppo, Fiamma, è un piacere ascoltarti, perché nelle tue parole noi ritroviamo la cornice corretta per contestualizzare quello che è il nostro impegno quotidiano. Ti ringraziamo per questo, sei per noi fonte di ispirazione e ti seguiamo attentamente. Siamo anche ansiosi di poter continuare a collaborare con te, perché so che c'è un'importante iniziativa alla quale stai lavorando. Quando sarai pronta, noi saremo... Oggi c'è la presentazione. Ecco, grazie. Oggi c'è una presentazione della tua fondazione. La mia fondazione, che per contro l'antisemitismo si presenta a Firenze con l'ausilio del Comune di Firenze. Sarà una cosa importantissima, che già raccoglie gli aspetti di antisemitismo in tutto il mondo. E allora Susanna ed io ci rendiamo immediatamente partecipi e interessati a collaborare con voi. Grazie. E allora darei quindi adesso la parola a Mara Bizzotto in collegamento dal Senato per concludere questa nostra carrellata di punti di vista autorevolissimi e importanti. E mi fa piacere, dopo aver ascoltato Nicola Procaccini, io e Susanna Ceccardi, interessate ai contributi di tutti, ma ci fa piacere tornare dalla nostra collega Mara Bizzotto, che adesso è impegnata al Senato, ma è che è stata qua prima di noi a fare esattamente questo lavoro.
una importante iniziativa che proprio Susanna, Mara ed io organizzammo prima che esplodesse la pandemia, quando praticamente il primo viaggio istituzionale che noi abbiamo sentito il desiderio di fare, cara Fiamma, fu proprio ad Auschwitz. E portiamo questo ricordo nell'anima e nel cuore e nella mente, che ci aiuta a scrivere ogni volta che possiamo il nostro riferimento alla lotta all'antisemitismo. Mara, se sei collegata ti lascerei la parola. Sì, grazie. Eccoti. Cinzia, mi sentite, spero? Benissimo, benissimo. Saluto te, saluto Susanna, gli intervenuti, ovviamente chi è collegato. È un piacere per me essere con voi, mi scuso per ritardo dovuto a difficoltà di collegamento, ma anche al fatto, come sapete, che proprio oggi al Senato c'è la giornata che commemora in maniera anticipata il 27 gennaio, una cerimonia importante a cui ovviamente tenevo a essere presente, però essere con voi, tra l'altro in quel contesto a Bruxelles che conosco bene, è sempre un piacere. E poi siamo amiche anche se adesso siamo distante. È fondamentale ricordare anche dopo 78 anni, ma soprattutto dopo 78 anni, quello che è successo dentro quei campi. È importante ricordarlo in questi giorni, sicuramente, perché purtroppo, lo avete sicuramente detto, onorare quei caduti, onorare quelle vittime, ora che purtroppo gli episodi legati all'antisemitismo sono ancora ricorrenti, è fondamentale ricordarlo in momenti ufficiali e solenni, come si fa in questi giorni un po' dappertutto, giustamente, ma credo sia ancora più importante ricordarlo nella quotidianità. Ed è, probabilmente lo sapete, che il Senato proprio la settimana scorsa ha approvato un DDL che sarà ora approvato anche alla Camera, che stanzia un fondo di 2 milioni di euro per i viaggi della memoria, rivolto proprio ai ragazzi, perché se noi abbiamo ancora la fortuna di poter ascoltare alcune persone che hanno vissuto quell'orrore, dalla Segre a Modiano, è fondamentale che questo ricordo venga tramandato, e per tramandare questo ricordo credo, e noi che ci siamo state più volte, ci siamo state anche assieme nei campi del concentramento, è vedendo quegli orrori, respirando quell'aria, calpestando quei prati, quei campi, che effettivamente anche nelle giovani menti dei nostri ragazzi grazie può entrare questo ricordo, può essere perpetuato. Grazie Mara, grazie. È un bellissimo contributo il tuo, Mara, perché come sei arrivato in Senato ti sei subito data da fare perché questo testo venisse approvato, ed è importantissimo, hai ragione tu, senza quelle risorse magari è più difficile poter recarsi direttamente, personalmente, come abbiamo fatto noi, a vedere, a respirare quell'aria, come hai detto. Grazie sì, davvero per il tuo lavoro. Grazie mille. Io non aggiungo altro se non ribadire quello che già sappiamo, ma è bene ribadirlo, lo avrete sicuramente già fatto voi, che sono ancora troppo i partiti e gli stati nemici degli ebrei di Israele. E a tal proposito ti mando da Roma un abbraccio forte, Cinzia. Grazie. A proposito di nemici di Israele, Rilan è uno di questi, e so che sei stata sanzionata dal regime iraniano, ecco, quindi proprio in questo giorno è bene ricordare che i nemici di Israele sono tanti, e sono quelli che sono gli stessi stati che sono nemici dei diritti umani, del rispetto delle regole, e noi, come hai già detto bene tu, ho seguito le tue agenzie, ho seguito la parte dei giovani, delle donne, della libertà. E della libertà. E della libertà. Io non voglio togliere altro tempo, anche perché ci siamo dilungate, ma ci tenevo a essere con voi in questa giornata importante. Vi ringrazio, perché voi due più di altri colleghi non dimenticate mai
di ricordare questi aspetti fondamentali e ogni anno fate un'iniziativa. Speriamo di tornarci assieme in quei campi di concentramento, perché quei giorni sono stati emozionanti e indimenticabili, Mara, indimenticabili, certo. Ecco perché avete fatto un ottimo lavoro nel garantire ai nostri giovani la possibilità di recarsi lì, no? Di andare lì. E lo trovo un atto molto concreto e molto vero di vicinanza reale. E l'hai detto bene tu, certo. Bisogna sempre ricordare chi è davvero amico dello Stato di Israele e della grande democrazia e la storia di Israele, e chi a volte finge di esserlo in alcune occasioni ma poi nell'agire quotidiano non lo è, e questo indebolisce l'Europa, ecco, mentre invece l'appello del Presidente Herzog di stamane è stato proprio quello di continuare, perseverare nel comprendere davvero il grande valore di questa memoria, di questa storia, e però anche, lo ha detto prima bene Fiamma Nera Stein, il grande contributo che Israele dà all'umanità, uno straordinario contributo di pace, sicurezza, di tecnologia, di salute, di modernità. Ecco, è un paese che regala il meglio di se stesso alla comunità internazionale e all'intero pianeta. Non possiamo che apprezzarlo sopra ogni altra cosa. Vorrei ringraziare il professor Patricelli, che ci ha detto delle cose impegnative e dolorose, no? Come professore, quello di essere sempre in grado di riconoscere i segnali di un antisemitismo che poi può diventare un mostro e generare la notte, le tenebre della ragione. E nel ringraziare lei, nel ringraziare Fiamma Nera Stein, Nicola Procaccini, soprattutto la nostra collega Mara Bizzotto, Susanna Ceccardi ed io, speriamo di avervi potuto dare un ulteriore tassello per comporre quel quadro di difesa dei diritti umani, dei diritti delle persone, della nostra civiltà, delle nostre radici giudaico-cristiane, che ci rendono forti, forti non solo dal punto di vista del ruolo che esercitiamo all'interno dell'Unione Europea, ma per quel grande ruolo, e vorrei lasciare la parola a Susanna Ceccardi su questo per concludere questo nostro momento di riflessione e di dibattito, il grande ruolo che l'Unione Europea come attore globale può svolgere nel mondo. Grazie Cinzia, grazie a Mara Bizzotto, Fiamma Nera Stein per i loro interventi. Soprattutto Mara ha ricordato il nostro primo viaggio istituzionale ad Auschwitz. Eravamo accompagnate in quel frangente anche a degli amici delle comunità ebraiche italiane. Devo dire, se per noi è stato toccante quel viaggio, per gli amici della comunità ebraica che vivono quotidianamente comunque lo stare insieme della comunità, il vivere della comunità in Italia, non erano mai stati prima di allora ad Auschwitz, proprio per una ragione intima, perché quel viaggio per loro era troppo pesante e doloroso da affrontare. Sono stata veramente felice, siamo state felici di accompagnarli in questo viaggio. Se è stato difficile per noi, immaginiamo qual è stata la difficoltà per loro di affrontare quel viaggio nella memoria, dove loro familiari, loro parenti hanno trovato sofferenza e in molti casi la morte. Ecco, attraverso anche l'idem sentire, attraverso la vicinanza umana e amicale, si possono fare viaggi nella memoria. Ecco, ripercorrere momenti storici e soprattutto capire quali sono ancora le battaglie attuali da fare. Io devo dire che l'Europa su questo ha un grande ruolo. Questo ha un grande. È un po' timorosa, forse, di affrontare a viso aperto certi temi e con coraggio. Non dobbiamo avere timori, non dobbiamo avere nessuna ombra
quando si parla di combattere totalmente l'antisemitismo integralista. Non dobbiamo avere nessun timore, dobbiamo avere nessun timore che lo Stato di Israele è l'unica democrazia amica, la democrazia più amica nel Medio Oriente, e dobbiamo in questo sostenerli. Guarda, io sono stata proprio l'anno scorso in un viaggio in Israele e sono stata proprio sulla striscia di Gaza, al confine con la striscia di Gaza dalla parte israeliana. E probabilmente anche lì, no? Un altro viaggio che mi ha toccato molto. La cosa più, una delle cose più toccanti che ho visto è stato un parco giochi per bambini con dei giochi che non erano giochi, ma erano dei bunker. Perché quando suona l'allarme, quando suona la campana, i bambini devono lasciare l'altalena e correre in questo serpente colorato, ma che in realtà è un bunker di cemento. È un bunker di cemento colorato come un serpente, per renderlo forse più lieve. Ma voi capite cosa significa per bambini di 3-4 anni vivere già in stati d'assedio e in una guerra continua. Oggi l'Europa sta affrontando un momento che non viveva forse dalla Seconda Guerra Mondiale, che è quello con la guerra. Abbiamo la guerra in casa, abbiamo la guerra in Ucraina. Israele ha la guerra in casa, ce l'ha da sempre. E vivere sotto uno stato d'assedio, sotto uno stato di guerra, è sicuramente una cosa tremenda. E ecco, io penso quando penso all'antisemitismo, penso anche a quei bunker. Penso a quello stato continuo d'assedio in cui vive totalmente il popolo israeliano, in quello stato di insicurezza in cui vive i cittadini ebrei europei, che in certe capitali come a Bruxelles, come a Parigi, ma purtroppo anche nelle nostre capitali italiane, nelle periferie delle più grandi capitali italiane, non possono girare tranquillamente con la kippah. È uno stato d'assedio che colpisce una religione, che colpisce una cultura, che colpisce un'identità. E quindi noi questo non lo possiamo permettere da parlamentari europei, da europee. Dobbiamo ogni giorno, nelle nostre risoluzioni, nei nostri discorsi, avere presente che questo è lo stato delle cose in Europa. Cinzia Grazie. È veramente una collega e un'amica attenta. E insieme a lei abbiamo intrapreso questo percorso ormai da 3 anni e mezzo, quasi 4 anni. Sono fiera di combattere questa battaglia a fianco a lei, una donna così coraggiosa, una donna così preparata, una donna così intelligente e una donna così sensibile, che non ha paura neanche di mostrare la sua commozione in giornate importanti come questa. Quindi grazie Cinzia del tuo lavoro e della tua amicizia. Grazie a te Susanna. Sono certa di interpretare il pensiero di... che diceva sempre, sono qua, a patto di non dimenticare. Non dimenticheremo neanche noi. Ciao a tutti.